Allora, noi ci troviamo nel Tennis Club Lombardo di via Sismondi a Milano e ho scoperto casualmente che questo non è semplicemente un tennis club, è un luogo storico di Milano. Allora, le chiedo di raccontarci dove ci troviamo in questo momento, cioè vedo una mostra allestita e perché questo è un luogo così importante. Certo, questo è un luogo importante non solo per il tennis, ma anche per il calcio e per l'associazione Calcio Milan in particolare, che allora, e parlo degli anni 20, si chiamava Milan Football Club. Gli inglesi qua avevano fondato quella che era l'allora associazione calcistica milanese e è stato il campo storico, cosiddetto Viale Lombardia, perché allora era Viale Lombardia, non Viale Campania, uno dei lati perimetrali dell'area. Quindi qui dal 1920 al 1926 sono state disputate le partite ufficiali del Milan e non solo, perché qui c'era il campo ufficiale del Milan con una tribuna coperta e i popolari scoperti, teneva più di 20.000 persone e poi c'era anche una pista d'atletica e su questi campi ha giocato anche la nazionale italiana. Tra l'altro, nell'inquadratura alla destra di chi guarda, alla sua sinistra in questo momento, c'è anche una foto. Qui viene, è stata allestita una mostra, una foto di una partita giocata dal Milan. Questo era di fatto lo stadio, insomma, prima che nascesse San Siro, il Milan le partite di campionato le giocava in questo posto. Poi, lei mi diceva poco fa, telecamera spenta, nel 1946 nasce invece il Tennis Club. Come è maturato, come si è sviluppata la sua presenza nella città? Sì, allora il tennis nasce, come dicevamo, su quell'area che era coperta dal campo di calcio del Milan. Con Pirelli sponsor e presidente, nel 27 si inizia a edificare quello che sarà poi lo stadio di San Siro. Prima è lo stadio Pirelli, poi viene ingrandito. Quindi il Milan si trasferisce ufficialmente su quell'area per giocare. Rimane un campo di calcio dove gli inglesi, perché dobbiamo ricordare che in quel periodo Kipling per primo, il grande capitano rossonero che ha inventato questa maglia rossonera, erano inglesi e erano appassionati anche di tennis. Quindi prima costruiscono un campo, due campi negli anni 30, si chiama Sporting Italia e nel 1946 invece diventa un vero e proprio club inglese, ma club anche italiano di tennis, e è il Tennis Club Lombardo ancora oggi, questo circolo che è un circolo senza scopo di lucro, quindi costituito da tutti i soci che sono soci che vogliono in qualche modo, hanno la passione per il tennis e vogliono contribuire a quello che è il benessere di questo Questa circolo. mostra dura per quanto? Per quante Questa settimane mostra durerà all'estero? per qualche settimana, non abbiamo Allora, stabilito. invitiamo i tifosi del Milan, ma anche gli appassionati di tennis e più in generale gli amanti del calcio, a venire a visitare questo posto. Assolutamente, E si trova assolutamente. esattamente dove? Allora, questo posto si chiama, l'ingresso è via Sismondi 8 a Milano. Perfetto. E quindi chi volesse venire a Sì. visitare la mostra può farlo da che ora che ora? Dalle 10 di mattina alle 7 di sera. Sì. Perfetto, allora invitiamo il pubblico milanese a questo punto a venire Certamente. qua a visitare un luogo storico della nostra Un città. luogo storico della nostra città, quali sono poi i reperti, se vogliamo, più di un reperto storici di quel momento. C'è un cottage inglese che è unico perché oltre a questo cottage, solo se uno va sul Tamigia a Londra trova una struttura identica, che è proprio la struttura inglese del cottage, che sono ancora gli spogliatoi. E poi un'ala di quella che è la costruzione, cioè la via Ostiglia, dove ci sono ancora le mura perimetrali del campo di calcio. Vuole che illustriamo un po' la mostra fotografica? Vi Ma no, interessa? direi lasciamo perché altrimenti poi non vengono. Allora, lasciamo Sì. che invece il pubblico sappia qualche cosa, già si vede dietro di lei. Ma Sì. facciamo in modo che il pubblico poi possa venire, soprattutto gli appassionati del Sì. Milan a questo punto, possano Certo. venire a visitare quello che io nel frattempo vedo, cioè queste foto che raccontano delle partite di calcio del Milan e di un pezzo della storia del Milan Football Club e più in generale della città del Milan. Esattamente.